Andiamo alle radici dell'Europa Unita, andiamo alla base, facciamo un percorso storico interessante e vedremo insomma che partendo proprio da questo percorso capiremo come siamo giunti all'Europa Unita. E lì forse ci verrà anche più difficile darsi la spiegazione del perché il nostro progetto Europa sta tremando in relazione a tante problematiche come quella, io vivo a Berlino. È una città che ospita in questo momento quasi 700.000 rifugiati e quindi rendersi conto del fatto che comunque la scelta britannica di aver lasciato il progetto europeo, anche se loro comunque erano dentro il progetto europeo, non del tutto come Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia e quant'altro, gli altri stati, però comunque la dice abbastanza lunga sulle problematiche legate al flusso di popolazioni e di popoli. Intanto però prima di iniziare mi sembrava utile e importante, proprio perché ricordiamo, far partire questo nostro incontro da un'immagine come questa che è la Notte dei Cristalli, il 9 novembre 1938, appunto, questa notte sono 78 anni da quell'evento, la Germania di Hitler rompe ogni indugio etico e dopo il boicott, dopo le leggi di Norimberga del 1935, inizia un periodo di violenze che poi, aumentando e diventando sempre di più, porteranno allo sterminio, al genocidio ebraico tra il 1942 e il 1945. E quindi, siccome oggi il nostro incontro cade con questa data, mi sembrava opportuno ricordarci stanotte. Quando domattina ci sveglieremo, insomma, ricordiamoci che cosa è avvenuto la notte 78 anni fa. Ho parlato con tanti tedeschi, tanti berlinesi, non so perché, sapete perché si chiama Notte dei Cristalli, per le vetrine, i vetri che si sentivano, si rompevano durante la notte, insomma, quest'eco di vetro rotto nei negozi, le sinagoghe principalmente. E ho conosciuto un editore che ricorda che al mattino, andandosene in redazione, al lavoro, non gli sembrava neanche vero il fatto che comunque all'improvviso a terra fosse pieno di vetri e oggetti buttati dalle case e dagli appartamenti degli ebrei. Però proseguiamo con il nostro percorso, qui è l'ingresso del campo di Natzweiler Struthof che appunto visiteremo. Il nostro incontro è diviso in due parti. La seconda parte sarà dedicata alla logistica, quindi alla partenza e quanto tutte le informazioni utili per voi anche rispetto al viaggio stesso. Però intanto iniziamo questo percorso storico. Proseguendo, vi chiedo la mia domanda è molto semplice. Cosa avviene quando gettiamo, lo mostra la nostra stessa foto, gettiamo un sassolino dentro l'acqua? Che cosa succede? Si propaga. Esatto. Questa energia si propaga. Ed è molto interessante perché guardando, avvengono due fenomeni. La propagazione in onde, in cerchi concentrici che vanno dilagando, però mano a mano che si procede verso l'esterno del punto esatto in cui abbiamo buttato questo sassolino, l'energia affievolisce, diventa sempre meno. E la trovavo un'immagine interessante perché è un po' la metafora di questo concetto. 1939, sappiamo benissimo, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Per Hitler non è tanto importante la questione ebraica, solo ebraica, la questione dell'est europeo, e quindi galvanizzare, entrare nei territori della ex Unione Sovietica, perché quello è il suo scopo, distruggere il socialismo, il comunismo. Ma lui ha alle sue spalle anche la Francia, che non è un paese che vuole semplicemente occupare e basta. Con la Francia ha un conto in sospeso la Germania, che risale al 1918, con i trattati di Versailles, quindi la fine del primo conflitto mondiale. C'è un conto in sospeso perché la Francia a Versailles costringe la Germania a umiliarsi. Ma l'errore è stato più grande perché un nemico non si umilia così come è stata umiliata la Germania. Per il semplice principio che umiliando un nemico che ha perso, prima o poi, se la storia gli darà ragione, in un secondo momento, eticamente o non eticamente, gli darà ragione, ritornerà a diciamo, a ri,
rimettere in equilibrio, insomma, con vendetta, con la vendetta. E questo è avvenuto. Lo scopo principale dei nazisti di Hitler è anche prendere la Francia, perché la Francia con i trattati di Versailles, come vi dicevo, costringe la Germania a degli indennizzi, a dei pagamenti, risarcimenti tali che la Germania non potrà mai più, secondo quello che è il principio di questi stessi trattati, o con difficoltà rimettersi in piedi. Quindi con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Hitler nel 40 non vede l'ora di procedere alle sue spalle. Sapete bene che la Germania è anche una nazione, siamo stati a Dachau, ne abbiamo parlato, è meglio ricordarlo, il problema tedesco da sempre è stato quello geografico. I tedeschi sono al centro dell'Europa, quindi, come gli stessi cerchi concentrici di cui si parlava, partire per la Germania in una guerra deflagrante significa intanto respingere il più possibile quelli che possono essere gli stati non alleati che intorno possono creare problemi e stringere il cerchio fino a bloccarla. Però c'è la vendetta. E infatti noi visiteremo un campo di concentramento molto importante che si chiama Natzweiler Struthof, che è lì non solo per motivi di utilizzo pratico, perché c'erano i campi di concentramento dei nazisti, ma è l'unico campo di concentramento in estrema parte occidentale, posto proprio in Francia per il semplice motivo che ha lo scopo proprio di vendicarsi. Cioè, lo scopo di quel campo è una vendetta diretta verso i nemici francesi. E chiudere anche quello che è il capitolo di decenni di continui passaggi da una parte all'altra di questi confini fra Francia e Germania, che dal 1870, quindi alla fase di Francoforte, in poi sono, diciamo, un po' ballerini, si spostano in continuazione. Il nostro viaggio partirà da Reggio Emilia, come tutti ben sappiamo, e come prima tappa avrà Braisa. Vedete lì la linea, sono 554 km per l'esattezza, e vediamo proprio come, se guardiamo intorno a Breisach, vicino a Breisach, vediamo nomi che vanno molto vicino alla lingua tedesca. Abbiamo Augsburgo, Ulm e poi subito Friburgo e subito dopo Strasburgo. Quindi vedrete che vediamo che Breisach, già da questa immagine, è questo comune posto al confine fra Francia e Germania. Ma il discorso importante degli anelli concentrici, tutta la politica nazista e tutta la politica francese, storicamente anti-austriaca, anti-tedesca, non ha mai avuto al confine fra le nazioni il successo che tutti si attendevano. Per quale motivo? Perché le popolazioni che vivono al confine non sono popolazioni che non sanno, alle quali puoi raccontare e quindi anche edulcorare l'immagine del confinante. Sono popolazioni che sono a stretto contatto con quello che nel governo centrale ti viene detto è, come dire, consegnato come nemico. E quindi, quando nel 50, in questa zona, proprio Breisach, la nostra seconda tappa, dove anche alloggeremo il giorno della partenza, proprio a Breisach, appena saremo lì, appena la visiteremo, dovremmo pensare che questa città, più di tutte le altre, come molte altre, anche Strasburgo stessa, ma questa in particolare, proprio per questo continuo cambiamento e spostamento di confine da tedeschi a francesi, anzi da francesi a tedeschi, e ritorniamo di nuovo francesi e poi tedeschi, eccetera, si è costantemente, anche non volutamente probabilmente, ma si è creata una sorta di continuità per cui i cittadini non si sono mai sentiti né tedeschi né francesi, ovvero si sono sentiti sia tedeschi che francesi. E quindi la politica nazionalsocialista, nel 40 Hitler si riprende queste zone che dopo il 18 sono finite, dopo i trattati di Versailles, sono ritornate ad essere alla Francia. Ma si trova di fronte a una popolazione che non solo è vessata da decenni di cambiamenti ed è stanca. Ho conosciuto un ragazzo che proveniva da quelle parti, diceva: noi in casa abbiamo da sempre due passaporti. I miei nonni avevano due passaporti, avevano il passaporto francese e il passaporto tedesco, e non lo buttavano.
Perché sapevano che prima o poi bastava un'altra guerra, bastava un'altra lotta per cui il lieve confine, quel breve tratto di terra, si rispostava o rindietreggiava. Ed è per questo che alla luce anche della fine della Seconda Guerra Mondiale, sappiamo bene come la Germania ha perso la guerra, quindi il cerchio si è chiuso e l'ha rasa totalmente al suolo, alla fine della guerra i cittadini di Braisa hanno detto: noi non siamo più tedeschi, ma non siamo più neanche francesi. È ora di finirla con questa pantomima, noi vogliamo definirci europei. Perché quello che è il nostro spirito internazionale ci porta a chiedere un cambiamento epocale all'interno del costrutto Europa, così per come si è visto fino al 45. Attenzione, non è tanto il fatto che la Germania si sia inventata le guerre, l'Europa ha vissuto di guerre, tutti i paesi, tutti. Però anche facendo viaggi tra Trieste e la Slovenia, vediamo benissimo che quelle popolazioni non hanno alcun interesse anche oggi a definirsi italiani o sloveni, sono popolazioni di confine e quindi sono le prime che sono disposte e con piacere ad avere degli scambi interculturali che non corrispondono mai al 100% con quelli che sono gli interessi del governo centrale che invece parlava di terra irredente, dobbiamo prendercela, eccetera. Quindi, come dire a qualcuno che ha un cognome sloveno e vive in Italia di andare a togliere il terreno a qualcun altro che probabilmente ha un cognome italiano e vive dall'altra parte. Diventa impossibile. E alla luce di questa esperienza umana, quindi non solo culturale, ma umana principalmente, la prima cellula europea della comunità europea nasce lì. Ma attenzione, ancora un dato molto più indicativo. La scelta dei cittadini di queste aree geografiche di non chiamarsi più né francesi né tedeschi, o di accettare a malincuore questa condizione internazionale, corrisponde anche ad una comprensione che va al di là dei limiti geografici e arriva fino a quella che è la grande cultura ebraica. Perché chiaramente sotto una persona come Hitler, queste città hanno visto non solo la violenza razzista sotto gli occhi, cognomi cancellati, lingue totalmente neglette, se parlavi il francese non potevi più parlarlo, pena o il campo di concentramento o l'esser picchiati sul posto. L'hanno abbracciata perché hanno capito un dato che è molto interessante, questo ci insegna tanto. Hanno capito il fatto che un gesto come quello dello sterminio di un popolo, avallato dai tedeschi, ma anche avallato anche nell'est europeo, adesso ritorniamo su quel punto, andava ricordato con un monumento, esattamente nel luogo in cui nasce l'Europa, così per come la comunità europea, così per come è stata prescritta. E questo è il monumento che c'è a Braisa e che è dedicato agli ebrei, ma quello che vorrei farvi vedere è questa scritta. Intanto la leggiamo in tedesco, è sempre bello ascoltare le parole nella loro lingua. Gedemütigt, entrechtet, vertrieben, verschleppt. Ermordet. E questa è la traduzione. Umiliati, depredati, scacciati, deportati, assassinati. È lo specchio di quello che è successo in questi territori dal 1870 al 1945, delle varie popolazioni. Tu sei francese, vattene via, adesso questa è Germania. Tu sei tedesco, vattene via, adesso questa è Francia. Ma è anche una lezione importante di vita. Noi possiamo capire questo termometro di questo monumento, torniamo indietro, dedicato agli ebrei in questa piazzetta. Breisach è gemellata con Oswiecim, la città che poi è stata trasformata in tedesco Auschwitz, dove c'è il campo di sterminio di Birkenau Auschwitz 1. E oggi, proprio oggi, questo termometro ci torna come un boomerang, esattamente come il boomerang di cui parlavo poc'anzi, del ritorno alla vendetta, cioè su di noi si ritorce esattamente questa scritta. Nel 1938 facciamo un salto indietro, una persona come Lupus in fabula, parliamo degli americani, insomma, sono molto attuali dopo le lezioni di quest'oggi. Franklin Delano Roosevelt nella città Evian, in Svizzera, conosciamo tutti l'acqua Evian, no? Esattamente lì. Nel 1938, vedendo
i risultati della notte dei cristalli, delle violenze fatte agli ebrei, decide di, in un paese neutrale, la Svizzera, di riunire tutte le nazioni per chiedere alle nazioni stesse di aiutare gli ebrei tedeschi che hanno bisogno di essere ricoverati, ospitati, presi, suddivisi tra le varie nazioni. E la conferenza di Vienna del 1938 per Roosevelt sarà un grande fallimento perché il risultato di questa conferenza è pari ad una sconfitta. Nessun paese è disposto a prendere gli ebrei. Così non gli resta che prendersi quei pochi ebrei, che saranno 200.000 persone in tutto, quasi 250.000, riusciranno a lasciare la Germania proprio a ridosso della notte dei cristalli subito dopo, e perché sono assimilati. Vuol dire per loro, come i nostri cittadini di Breisach, parlare il francese o il tedesco, vedrete, non cambia nulla. Per gli ebrei tedeschi, parlare il tedesco ed essere legati alla loro tradizione culturale era uguale. Sono un ebreo tedesco che di venerdì va in sinagoga e se ho amici li accompagno anche alle festività la domenica in chiesa. Non cambia nulla, l'importante è essere, avere un'identità, delle radici in quel luogo. Hitler nel 1939 arriva in Polonia, come sappiamo. Il problema degli ebrei tedeschi non si pone più. Al di là di tutto, è riuscito con il suo boycott a scacciarli in buona parte. Ma come facciamo con più di 3 milioni di ebrei che non sono assimilati? Il che vuol dire non hanno economicamente la possibilità di andarsi a costruire, a cercare fortuna in un'altra nazione, ammesso e non concesso che vengano accettati. Però ce l'hanno, hanno il potere economico di poter dire: questi sono i nostri risparmi, questo è tutto quello che siamo riusciti a portare, dateci accoglienza. 3 milioni di ebrei polacchi da villaggi, a parte i pochi che vivono fra Cracovia e Varsavia, che sono anche loro assimilati. Abbiamo villaggi di gente povera che non ha, diremmo noi in tono familiare, nemmeno gli occhi per piangere, perché vivono di poco, di animali, di agricoltura e non sono assimilati. Non hanno un impero finanziario che gli permetta di poter dire scappiamo. Chi si prende questi 3 milioni di ebrei? Himmler dice: chi vuole gli ebrei, chi vuole questi ebrei se li prenda. A chi piacciono, sono a loro disposizione. E nessuno ha fatto questo. Nessuno se li è presi. E quindi, come si risolve il problema logistico di 3 milioni e 100.000 persone che sono ingrate e che nessuno vuole? Lo sappiamo benissimo. Con l'ultimo passaggio, anzi con gli ultimi due passaggi di questo termometro, deportati e assassinati, sotto gli occhi di tutti. Chi si prende dei poveri? Chi vuole gente povera che scappa da guerra, fame e persecuzione? Chi? 2016, ce la possiamo porre questa domanda? Ce la poniamo? Chi li vuole? Gli inglesi? I francesi? Gli italiani? I tedeschi? I greci? Gli spagnoli? I portoghesi? I greci? I turchi? Chi li vuole? E quindi chiediamo a noi stessi se, superato un certo limite di decenza etica verso il prossimo, quanto è facile poi tornare indietro dopo aver umiliato, depredato, scacciato? E questa è la domanda che si pone anche oggi e che chiaramente ci serve come importante collegamento, non per dire quanto siamo cattivi noi, che siamo esattamente cattivi come allora, però è evidente che una massa di gente che non ha un potere di acquisto di una nuova vita viene vista come un peso. E questo peso ce lo stiamo, come dire, dando. Vivo in Germania, non è il paese perfetto. Si è sentito, insomma, ultimamente in due stati, Berlino è uno stato, oltre che essere la capitale della Germania, questo nuovo partito che si chiama Alternativa per la Germania, che è destra populista,
ha preso il sopravvento. Oggi ero seduto in aeroporto che aspettavo di venire qui a Reggio Emilia, prendevo il volo per Bologna e avevo accanto a me una ragazza. Mentre vedeva che ridevo leggendo i vari commenti sull'elezione del nuovo presidente americano, lei mi diceva: posso leggere? Non ho il telefonino, come posso leggere dal suo telefonino, vedere che cosa si dice dei risultati la mattina presto, 7:15, 7:30. E lei mi ha detto: dice, cosa fai? Le ho raccontato cosa avrei fatto oggi, dove sarei stato. E lei mi ha detto: io sono sposata con un uomo che si occupa di storia dell'Olocausto e ho mio padre, che è dell'alternativa per la Germania. E aspetto un bimbo. Ha spostato il paltò e aveva un pancione. E mi ha colpito perché giustamente lei dice: siamo in una situazione. Buonasera, benvenuto. Siamo in una situazione molto difficile, dove certe cose del nostro passato, se le leggiamo sempre solo nella misura in cui ci stanno alle spalle, rischiamo veramente di ripercorrere certi processi, ed è quello che mi spavento, specie perché, mi diceva lei, e questa è la cosa che mi ha colpito di più nella sua sincerità, sto mettendo al mondo un bambino. Che mondo gli do? Un mondo nel quale certi principi, non è vero che la storia è riuscita a bloccarli, ma stanno progressivamente continuando a riproporsi, sotto forma di altri nomi, con forme un po' edulcorate, però bisogna capirlo. E quindi immaginiamoci quando cammineremo a Brisach, questo paesino di questa cittadina che invece ha una storia molto, molto pregnante, che non è vero che le cose sono dietro di noi, ritornano sempre sotto i nostri occhi con assoluta lucidità, basta saperle vedere o anche con importanti gesti di autocritica interpretarle. Questo è il centro storico di Brisach, è una città che ovviamente era abituata alla guerra, a doversi difendere, quindi è un po' un fortino, un burg, che si può chiudere con dei ex vecchi ingressi per arrivare in questo centro, che è in alto, e poi tutta la parte della cittadina sotto. L'immagine che vi ho fatto vedere poc'anzi di Brisach sono i parcheggi giù in basso, questa invece è la cattedrale, la visiteremo poi. E questa è una foto secondo me molto interessante perché basta gettare l'occhio da questa parte a quella e non siamo più in Germania, ma superando il fiume si entra in Francia. Quindi a 12 minuti esatti di passaggio dalla nostra cittadina dove alloggeremo la prima notte, passeamo, mettendo così l'orecchio si potrebbe anche sentire qualcuno in francese che fa una visita guidata dal battello. Qui vedete, vi ho portato questa immagine che mostra un po' il percorso che faremo fra quella che è la cittadina di Brisach, am Rhein, destra del Reno, all'altra costruita dai francesi quando poi sono costretti a lasciare agli austriaci il territorio. E Luigi XIV, il re Sole, convinto che prima o poi si riprenderà quella zona, decide di costruire una città perfettamente pronta, e la visiteremo, una città per la guerra, ed è Neuf-Brisach. Conoscete Palmanova? Abbiamo un po' l'immagine, esattamente, una città fatta di bastioni, casematte, eccetera. Visiteremo anche questo proprio perché è interessante vedere non solo la parte francese, che comunque è omonima, hanno lo stesso nome, Neuf-Brisach e Nuova Brisach, perché quelle stesse zone sono pressoché zone di una stessa area geografica che hanno la fortuna, in passato la sfortuna, di condividere una stessa tempra nazionale, perché si parla di cittadini della Comunità Europea e basta lì. E attenzione, vedrete. Anche se chiedete in giro, se parlate, vedrete, insomma, dice, se si dice lì un francese, se francese, ti guarda con la bocca aperta perché è un cittadino europeo. Quelli sono cittadini europei. Quindi attenzione anche quando ci rivolgiamo ai cittadini lì. Ma vedremo, insomma, come anche la storia è lunga di questi territori. Si parla, è interessante perché abbiamo lì la formazione di una città barocca, perché è tutto del barocco, è nel periodo del Seicento,
siamo quasi a ridosso dell'illuminismo. E questo personaggio che si chiama Sébastien Vauban, ne parleremo più approfonditamente perché vi farò la visita, almeno una parte del gruppo farò la visita guidata lì, perché ci divideremo in due. Vi racconterò, insomma, vedremo bene qual è la storia di questa cittadina. Sarà interessante fare un po' un confronto fra la città di Neuf-Brisach e Brisach, dove alloggeremo. È una città che ha una forma ottagonale, ma è importante perché lì faremo una piccola commemorazione. Dite cosa ci sarà da commemorare. È molto importante perché esattamente in questa cittadina di Neuf-Brisach un altro personaggio francese importante che si chiama Victor Hugo, uomo coraggio, rompe ogni indugio e dice anche ai francesi basta. Leggeremo il discorso che farà alla conferenza della pace di Parigi, che si ricollega appunto al fatto che lui preconizza, lui dirà proprio, lo leggeremo insieme, verrà il momento in cui cascheranno dalle vostre mani le armi a voi francesi, a voi italiani, a voi inglesi, a voi tedeschi, a voi tutti quanti, e sentirete il bisogno di unirvi in una realtà super partes che ci porterà tutti a considerarci stanchi di esserci fatti guerra, a considerarci fratelli, a considerarci e allungheremo, in quel passaggio ancora non ci siamo arrivati, speriamo che, come aveva ragione per la comunità europea, avrà ragione anche per il futuro a seguire. E allungheremo le mani, dirà lui, le braccia verso l'America, e l'unico scambio che ci sarà fra le nostre due realtà non sarà semplicemente solo quello commerciale, ma quello della cultura e delle arti. Chiaramente con questi impeti di grande rilievo, sappiamo che Victor Hugo è il padre qui faccio vedere, insomma, è il padre, facciamo qualche passo avanti, lui è il padre del romanticismo francese. Però lì è visto come una figura quasi messianica per la Francia, perché, ripeto, è il papà del romanticismo, ma per il fatto che proprio in quel luogo politicamente il suo peso specifico letterario, ma di uomo politico perché ci credeva, ha avuto il massimo risultato. Perché lui diceva basta con l'Alsazia, basta dirvi francesi, basta dirvi tedeschi, siamo tutti fratelli, portiamo avanti questo ideale. Nel 50 Brisach chiederà il referendum perché si decida finalmente la nascita di questa Europa unita. Quindi anche da parte francese, non solo da parte tedesca, c'è questa esigenza di unirsi fraternamente e quindi allargare il progetto di questa unione al resto dell'Europa. E non è stato un percorso facile. Ricordiamoci gli anni di Mitterrand. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, passati i momenti di crisi, la ricostruzione e quant'altro, abbiamo personaggi come Mitterrand e la Thatcher che non vogliono assolutamente che il muro di Berlino prima o poi cada, perché hanno paura che con la caduta del muro di Berlino si ritornerà in uno stato di belligeranza, perché i tedeschi si riprenderanno forti e in più la Francia ha paura, perché con la Germania divisa, chi è a quel punto geografico il centro europeo dell'Europa? Chiaramente la Francia, quindi ha paura di perdere questo suo privilegio acquisito gioco forza perché i tedeschi hanno perso il secondo conflitto mondiale. Però il buon senso, e lì mi sento di dire il buon senso, ha voluto che tutto questo non sia realizzato, è caduto il muro di Berlino e siamo riusciti a progredire fino a diventare comunità europea. Sappiamo dal programma che vi leggerò dopo che da Brisach ci sposteremo a Strasburgo e lì però a 50 km da Strasburgo sarà il cuore del nostro viaggio ed è il campo di concentramento di Natzwalder Struthof, qui c'è un'altra immagine, e sui Vosgi siamo a 700 metri sul livello del mare in Alsazia. I tedeschi costruiscono lì questo campo di concentramento. Vi ripeto, ed è lì è chiara la questione. Come i tedeschi nazisti sostenevano e dicevano, nello stesso modo in cui dicevano, dovremmo fare dei polacchi, degli slavi, i nostri schiavi, perché sono loro che costruiranno le nostre città, un po' come gli egiziani facevano con i loro schiavi, i francesi dobbiamo umiliarli.
il giorno dell'occupazione della Francia, alle 6 di mattina, Hitler non passa sotto l'Arco di Trionfo come i suoi soldati. A lui non interessa proprio nulla di questa storia dell'occupazione, passo come un grande condottiero sotto l'Arco di Trionfo. Non è una cosa che proprio lo attrae. E lì, alle 6 di mattina, ancora prima che arrivino tutti gli altri gerarchi, a visitare il Louvre. E lui non è mai stato al museo francese, non è mai stato in Francia. Prima volta che fa questo viaggio, va al Louvre e guarda, e lui sa benissimo le misure, le metrature delle balconate del Louvre stesso. Tant'è vero che ad uno dei Spear, che è lì con lui, che è l'architetto del Terzo Reich, fa notare che una delle balconate rispetto alla piantina, alla planimetria del museo, ha una misura differente. Quindi lui se l'è studiata minuziosamente la struttura del Louvre, quasi ad occhi chiusi può camminare all'interno di quel museo perché ha visto perfettamente il luogo che visiterà. E dirà: chiunque torcerà un capello a Parigi e alla Francia se la vedrà con il sottoscritto in persona, perché saranno i francesi a suicidarsi. Dopo che, quando avremo vinto la seconda, questo conflitto mondiale, che lui chiaramente non definisce seconda guerra mondiale, questo conflitto, costruiremo la nostra Germania, capitale mondiale. Welthauptstadt Berlin non sarà più così, ma si chiamerà Germania, con tutte le nostre architetture. E dove vanno a reperire i materiali? Li vanno a reperire esattamente lì dove viene costruito il campo di Natzwalen Struthof. Proprio un piano. Il piano della distruzione della Francia nasce dall'umiliazione architettonica e artistica della Francia stessa, che è il polo importante, un po' come è stata l'Italia e come è stata la Germania per il romanticismo, la musica, la filosofia e quant'altro. Lui vuole assolutamente, se annientare l'Est politicamente e fisicamente, vuole annientare invece moralmente l'identità culturale della Francia. E quindi quando il suo uno dei suoi archeologi si accorgerà, geologi, scusate, si accorgerà che in quelle zone c'è un famoso granito rosso importante che può essere utilizzato per ricostruire, anzi, non per ricostruire, per costruire, un po' come Mauthausen, anche lì, granito, per costruire le grandi città tedesche fra Norimberga e Berlino. Non perderà tempo a far costruire dal maggio del 41 questo campo di concentramento di Natzwalen Struthof. Questo non è l'ingresso originale del campo, è quello che vedremo fra qualche giorno insieme, perché l'ingresso originale del campo è un altro, è questo, però non c'è più. Era fatto con lo stesso identico materiale da cui proveniva questo granito rosso. E quindi lui dice: costruiamo qui. Con Himmler facciamo lì il campo di concentramento perché questo materiale c'è utile. Quindi Albert Speer firma tutti i contratti necessari. Qualche anno dopo essere stato, sapete che Albert Speer, l'architetto del Terzo Reich, è stato condannato a Norimberga fra i vari criminali nazisti. A lui tocca un destino più fortunato di molti altri perché gli viene dato il solo ergastolo, non la condanna a morte. Di questo ergastolo fa solo 20 anni, poi viene liberato ed è celebre una sua intervista della stampa, quindi un giornalista della stampa che allora lo va ad intervistare e gli chiede se era un giovane giornalista, molto giovane, dice: ho fatto la domanda sbagliata, però ho ottenuto la risposta più giusta per avere una conferma, perché ho chiesto brutalmente a quest'uomo: ma lei sapeva dei campi di concentramento e di sterminio? La risposta di Spea, che gli stava versando un bicchiere di vino per dargli benvenuti in casa sua in Baviera, è stata: non lo so, ma se l'avessi voluto sapere, l'avrei scoperto. Che è una missione di conoscenza, perché chiaramente si sa benissimo che lui sapeva non solo dell'esistenza dei campi di concentramento, ma anche dei campi di sterminio. Ed è lui che firma tanti, vedremo tanti documenti nel museo di Natzwalen Struthof, firmati da lui per l'approvvigionamento di questo materiale da costruzione. Ma
La storia di Natsvare Sutov lì è lato estetico, quindi Albert Speer si occupa del lato estetico. Però abbiamo questi due personaggi, che uno lo conoscerete sicuro, che è Himmler, che è il capo Sì. dell'SS, Heinrich Himmler appunto, e l'altro invece è August Hiert. Questo personaggio a sinistra, la foto è un particolare, vedrete la foto direttamente nel Museo del Campo, la vedremo, non l'ho voluta presentare. Tutta per non urtare la sensibilità di nessuno, lì sta facendo un'autopsia che non è autopsia a tutti gli effetti, è un esperimento, e sono i due che si occuperanno anche di un altro aspetto dell'utilizzo del campo di concentramento di Natsvare Sutov, a spese dell'Università di Strasburgo, dove l'uomo alla sinistra del vostro schermo, August Hirt, è diventato capo del dipartimento di anatomia dell'università. Lui richiede nel 43 la spedizione a Natsvare Strutov di 89 ebrei. C'è un film molto bello che si chiama Il nome degli 89, che racconta questa storia, nel quale lui chiede che vengano mandati da Auschwitz 89 ebrei perché vengano uccisi, e dai corpi di questi ebrei, togliendo tutte le parti molli, tenere semplicemente 89 scheletri. Questi scheletri serviranno, nel suo studio di scienziato che basa la sua teoria della superiorità della razza anche su ricerche di questo tipo incomprovate, perché la base della teoria della razza non ha una base scientifica, quindi non si può già a principio portare avanti. Però dice: io voglio assolutamente dimostrare che il corpo, la struttura ossea e fisica di un ebreo è diversa da quella di tutte le altre razze e specie umane. E lo fa perché vuole creare a Strasburgo, proprio lì all'università, una mostra di questi corpi. Sì, però Himmler gli dice: sì, ma voi non avete camere a gas a Natsvare Sutov che giustifica questa cosa, e lei mi dice che i corpi li vuole freschi. Lui dice: sì, vabbè, a spese nostre costruiremo a Natsvare Sutov una camera a gas che visiteremo, spero ce la facciano visitare perché è esterna al campo. Vi spiegherò meglio poi in loco quando saremo lì. Geograficamente, geologicamente, una parte di questo picco dei Vosgi è sprofondata, è collassata su se stessa. Quindi si è creato un avvallamento naturale a ridosso sul quale è stato costruito il campo di Natsvare Sutov. Forse le immagini dall'alto, ecco, questo è un po' quello che vedremo. E lì è stato costruito il campo, però non era previsto. Sapete bene che c'è differenza. Già siamo stati a Dachau, la differenza tra campo di sterminio e campo di concentramento è che un campo di sterminio non deve essere per forza di concentramento, e un campo di concentramento non è un campo di sterminio, anche se delle camere a gas. E Natsvare Sutov è uno di questi campi, nasce come campo di lavoro, c'è gente che deve lavorare, raccogliere, uccidersi, distruggersi fisicamente, a spaccare questi blocchi come a Mauthausen di granito da spedire, il territorio tedesco per la costruzione, utilizzati come materia a perdere, come pezzi che possono sostituirsi. Nel frattempo però si unisce alla ricerca scientifica che fa di questo campo un luogo molto interessante. È il più piccolo campo di concentramento nazista ed è uno dei più ricchi di storia, proprio per questi livelli di narrazione che ha al suo interno. E lì, è stato all'esterno del campo, fra i tornanti che portano, sui tornanti che portano al campo stesso, è stata creata questa casetta, che sembra, la vedremo dall'esterno, sembra una normalissima fattoria tra i boschi dei Vosgi, in Alsazia, e invece una camera a gas. Con all'interno vedremo anche queste grandi vasche dove per un anno intero questi 89 corpi sono stati tenuti in formaldeide, per poi l'idea di fare questa mostra che poi non è stata mai realizzata. Ed è altrettanto interessante anche come luogo perché è stato il più piccolo campo di concentramento nazista, ma è stato uno dei campi che ha avuto più succursali rispetto ad altri campi di concentramento. Per il semplice motivo, sempre per questa danza dei confini, perché mano a mano che gli alleati, dopo lo sbarco in Normandia, si avvicinavano e quindi prendevano possesso della Francia, ed essendo aree geografiche sempre preziose, i nazisti non hanno detto: chiudiamo il campo e scappiamocene. No!
come hanno fatto con Auschwitz, per esempio, hanno iniziato a indietreggiare. E quindi, dopo il 44, hanno chiuso 12 campi satellite alla sinistra del Reno e ne hanno riaperti altri 20 alla destra del Reno. E all'interno di questi campi c'erano maestranze che dovevano andare sempre a prendere questi materiali di approvvigionamento o iniziare a produrre un materiale utile alla guerra, quindi iniziare a produrre parti e componenti di aeroplano per gli aeroplani da bombardamento tedeschi. E come tutti i campi, e questa è la chiave un po' di lettura importante, come tutti i campi direttamente controllati dall'SS, è uno dei campi che ha chiuso quasi alla fine, cioè con le sue succursali. Pensiamo bene che una succursale era Ulm, dove vi ho fatto vedere poc'anzi, del campo. E quindi fra la zona di Strasburgo e la Germania, ci sono tutte Gedenkstätte che si chiamano Natzweiler Struthof, perché si ripete il nome man mano che il campo e le sue succursali diventavano la sede centrale anche del comando del campo di concentramento. Scusate, ho sbagliato il pulsante. Questo è il memoriale che nel 60, 1960 è stato inaugurato da Charles de Gaulle, dal generale de Gaulle, ai caduti, ai fratelli francesi caduti nella Seconda Guerra Mondiale in questo campo, perché era un campo anche dove, lì ci ricollega a Reggio Emilia, la sua storia per me splendida della Resistenza. Avremo tanti filoni da trattare all'interno del campo perché lì sono stati mandati a spaccare le pietre quasi tutti i partigiani francesi, considerati ovviamente da piegare, da spezzare, perché avevano cercato con forza e coraggio di opporsi e liberare il proprio paese dai nazisti. E qui c'è una tavola, una lapide che racconta appunto la storia, parla dei martiri. E vi prego di guardare i nomi. I nostri martiri della resistenza francese abbiamo Murbach Adolf, Müller Alphonse, Mettling Josef. Sono cittadini tedeschi, hanno un nome tedesco, ma sono lì che combattono perché da generazioni erano in Francia e quindi si sono trovati all'interno di questa situazione. Partendo dai nomi, questa è la cosa stupenda di questa zona, sia che ci troviamo in territorio oggi tedesco, sia che ci troviamo in territorio oggi francese, partendo dai nomi c'è una confusione totale, perché uno dice, ma un attimo, questo nome non è tedesco, ma questo nome mi suona tanto francese. E così erano aree di continuità culturali che si sono trovate a doversi ridividere con violenza perché qualcuno da un governo centrale aveva detto adesso voi non siete più, anzi, chi ha un nome diverso dal vostro e suona tedesco, non è un vostro concittadino, è un nemico. Questa è una delle succursali, non la visiteremo, però ho voluto metterla perché vi raccontava appunto della presenza di questi tanti campi. E quello che lega esattamente Natzweiler Struthof a Mauthausen e a Grossrosen, uno in Slesia, quest'ultimo Grossrosen, Mauthausen in Austria e Natzweiler in Francia, sono campi costruiti in zone di approvvigionamento di granito. Però la cosa interessante che lega questi campi è che ognuno di questi campi, al di là di Grossrosen invece, Mauthausen e Natzweiler, hanno avuto dei campi dove i prigionieri hanno dovuto costruire a mani nude, non con esplosivi e basta, cioè picconare per ore e ore, in turni continui di settimane, dei tunnel all'interno, come anche a Dora Mittelbau, con Wunderwaffe, hanno dovuto costruire questi tunnel per creare poi delle officine all'interno delle quali venivano poi assemblati o lavorati strumenti tecnici da guerra. E Neckarelz in Mosbach è uno di questi, una delle succursali. Questo è uno dei tunnel costruiti. Se un giorno avrete il piacere, avremo il piacere insieme di fare un viaggio a Mauthausen, vedremo Gusen ed Ebensee, questi tre campi, che hanno una storia. Dopo essere stati a Natzweiler Struthof, penseremo, ricorderemo, ma guarda, è come esattamente Natzweiler Struthof, perché la strutturazione, l'idea è identica, perché tutti appartengono alla Dest,
che è questa grande invenzione di Himmler e dell'SS, che è questa grande associazione, questa azienda, che vuol dire Deutsches Erden Steinwerk, che si occupa semplicemente di utilizzare schiavi per il reperimento di materiali da costruzione di valore mediamente pregiatissimo, con i quali vengono fatte anche strade, città, eccetera. Norimberga è uno di questi esempi. La Dest è direttamente proprietaria di questi campi. E così, ultima tappa, non in ultima, ma ultima in senso temporale, il nostro viaggio, fra l'ultima appunto sarà Strasburgo, la visita del Parlamento europeo. Lì visitiamo appunto un luogo che, a parte l'architettura, la sua bellezza, eccetera, ci spiega come Strasburgo sia diventata città dei diritti umani. Si dice che Strasburgo è capitale europea, come lo sia anche Bruxelles. Bruxelles è capitale del Parlamento europeo, Strasburgo è capitale per i diritti umani. Non a caso le è stato dato questo valore, perché è il luogo dove ovviamente si è sentita di più la ferita contro i diritti umani. Vedremo, i seggi fra i più grandi c'è quello italiano, tedesco e poi francese, perché sono per numero di elettori, quindi lì ci spiegheranno, sarà anche un tuffo interessante nella strutturazione del Parlamento europeo oggi. Vedremo dove ci sono i gruppi misti, se avremo tempo, speriamo di sì, ci faranno visitare anche le aule dove ci sono le commissioni parlamentari, che sono, diciamo, la parte del Parlamento europeo più avvincente. Perché come una commissione parlamentare è lì che fra gruppi di partito discutono sulle mozioni da presentare poi all'interno del Parlamento. Ma la cosa bella che vedremo, almeno per me è bellissima, l'auguro anche a voi come sensazione, non è tanto di avere una struttura parlamentare, ma è tanto avere un luogo che è come una casa europea, dove tutti i cittadini europei, nell'ideale della politica, nel suo più bell'ideale, poi chiaramente scremando dalle facciate si arriva anche a cose che non sono proprio gradevolissime, però il concetto è quello di tutti gli ingressi sono uguali, la stessa forma è ellittica, e sapete bene che l'ellisse nella politica è un valore fondamentale, perché i romani stessi la utilizzavano, perché l'ellisse, a differenza della circonferenza, ha due fuochi, l'ellissi. Quindi uno è il fuoco del governo e l'altro il fuoco dei cittadini. E nel cortile interno al Parlamento avremo modo di essere dentro questo anello ellittico, con i vari ingressi, e tutte le lingue dell'Europa sono lì bene accette, sono le lingue di quella casa. E dopo il Brexit, che c'è stato, l'inglese non è più la lingua ufficiale del Parlamento europeo, sia di Bruxelles che chiaramente di Strasburgo, ma è il tedesco. Perché il tedesco? Perché è la lingua più parlata per numero di cittadini d'Europa. E tutti mi direte: ma com'è possibile? Eh sì, più cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini europei ha ingerenze linguistiche col tedesco. E contiamoli: tedeschi, austriaci, svizzeri, Sudtirolo. E fra un po' speriamo che finiscano anche il loro periodo di difficoltà i turchi tedeschi. Se entrerà prima o poi la Turchia in Europa, anche loro entreranno con un bagaglio turco, perché è la seconda popolazione vivente attualmente in Germania dopo i tedeschi stessi, perché hanno ricostruito le città tedesche mancando gli uomini dopo la seconda guerra mondiale. Dall'Italia sono arrivati tanti operai che lavoravano nelle industrie, nelle fabbriche automobilistiche, a ricostruire le città sono venuti turchi, e quindi sono rimasti di generazione in generazione, e quindi i turchi tedeschi parlano sia turco che tedesco. Per cui, tolto l'inglese, anche lì un'operazione secondo me poco logica, però insomma la politica è spesso anche act, react, azione, reazione. Per dire agli inglesi: siete usciti, non è più la vostra lingua. Parleremo adesso il tedesco con grosse difficoltà, perché l'inglese è una lingua che si apprende abbastanza velocemente, il tedesco è una lingua che si apprende abbastanza difficilmente. E il centro di Strasburgo, andiamo un po' veloci. È il patrimonio dell'UNESCO, centro storico della città. Lo visiteremo non solo come centro storico, prestiamo attenzione alla città, insomma, cammineremo in un luogo che è patrimonio dell'UNESCO e che resiste ancora. Questa è la cattedrale, che sotto a Praga vedrà tante somiglianze con la cattedrale di Praga. E
adesso avete domande? Ci sono domande? O richieste di chiarimento specifiche che possano in qualche modo interessare? Faccio complimenti perché ci hai introdotto bene Grazie nelle infinite. cose che vedremo. Grazie. Però chiedo scusa, io Deve andare. ho organizzato delle proiezioni a No, Cella, che lui non viene vado a cena, io c'ho fame. invece. Come aspetto chi deve venire, devo scappare. Allora, Quindi però. se hai qualcosa da Sì, faccio dire. velocissimo. Noi ci vediamo comunque il 12 alle 6. Si parte Alle da 6 qui, qua. qua, sì, dal parcheggio. Avremo una piccola tappa a Lodi che faremo per prendere altri due viaggiatori che non ci raggiungono, non partono qui da Reggio Emilia, e poi proseguiremo. Il primo giorno visiteremo appunto Neuf Brisach, una parte del gruppo la farà con me, ora non so se sarò solo io per tutti, ma quello poi vedremo tutti insieme, poi alloggeremo al Cappuccine, che è a Breisach, che è questo, viene dire campo, scusate, no, invece è un albergo. Di formazione Quindi in professionale. Germania questo è. E Sì. noi andiamo a visitare La, Francia. iniziamo arrivando un po' prima, facciamo Neuf Tu Brisach, la sei parte europeo, io francese. sono Facciamo la parte inglese, scusa. francese, ma dormiremo William, a così 12 cominciamo a minuti parlare pila. tedesco. Eh sì, Sarà certo. Neuf Brisach e Breisach, ci sono circa 12 minuti di strada, si potrebbe fare, cioè in A pullman, piedi. quindi sì, a piedi sarà un pochino di più, però insomma, dalla terrazza dell'hotel, peccato che è inverno, ci affacceremmo verso la Francia, volendo. Però, insomma. E questo invece è l'hotel di Strasburgo dove alloggeremo, che è l'Ibis Hotel, è in centro, quindi sarà anche bello perché muoversi nel centro di Strasburgo è agile, è facile ed è una città molto bella, non so se qualcuno di voi è già Anche di stato. notte, è bella È anche di bella, sì, notte. Strasburgo è bellissima. Bellissima, sì. Fine della presentazione, vi prego di una cosa importante, ecco. La prima è Breisach, a seguire abbiamo Strasburgo e a seguire ancora Natzweiler Struthof, che è l'ultima striscia. Vedete che le temperature, man mano che proseguiamo verso il basso, come il Pioggia e termometro, freddo. diventano sempre più agghiaccianti, come il termometro di Breisach.